Mister, cantavano i tifosi, la capolista se ne va, ma la San Cataldese non molla. Sì, dicono che l'Alcamo ha fatto tutto per tutto, insomma, per fare sulla partita, anche perché si poteva già mettere in gioco per i playoff. Ha dato tutto, poi su una ripartenza, insomma, diciamo, la San Cataldese l'ha castigato, ma il calcio è questo. Quindi la festa che poteva essere già preparata col Castelbuono in casa, insomma. Certo, ma noi non abbiamo pensato quello, non abbiamo pensato alla San Cataldese, ma abbiamo pensato a noi stessi di vincere questa partita. Rimangono tre, abbiamo un margine di vantaggio non indifferente. Domenica abbiamo un avversario di tutto rispetto come il Castelbuono, dobbiamo vincere quest'altra partita e poi, come dice il Presidente, andiamo a festeggiare altrove. Ci può anche stare di sbagliare un calcio di rigore, ma poi quello che è confortante è che sono venuti i gol che hanno sbloccato la partita. Però non dimentichiamo che il ragazzo ha tirato la carretta quasi per tutto l'anno, insomma, non ha mai mollato. Già, si può anche sbagliare un calcio di rigore, tu mi puoi rifare la domanda dicendomi che il secondo, se ci sarà un calcio di rigore, andrà di nuovo lui a tirare.